come posso dire, ha fatto il suo tempo. È la più grande rivoluzione che noi dobbiamo fare con le elezioni anche regionali. Noi dobbiamo tornare a essere, come sta tentando di diventare anche il Partito Democratico Nazionale, un partito che quando dice una cosa poi la fa. E nessuno venga lasciato a crescere nell'aia, stabilendo da sé qual è la linea politica, quali sono le coerenze, cos'è meglio e cos'è peggio. Anche perché non mancano dentro il nostro partito le occasioni di discussione. Questa è stata un'occasione di discussione molto importante, molto bella. Devo dire, io ho conosciuto il segretario provinciale dei Giovani Democratici, ho conosciuto tanti giovani democratici, amministratori, oltre che il sindaco di Martina Franca, con il quale avevo parlato solo al telefono. Mi sono reso conto che esiste una vitalità del partito di Taranto, lo dico alla presenza del sindaco, che è essenziale per il futuro di questa provincia e di questa città. Senza vitalità e passione politica, le scelte titaniche che abbiamo davanti non sono possibili. Se noi affrontiamo quelle scelte con la prudenza di chi immagina che solo chi ne ha, diciamo così, chi ha esperienza o con un certo tipo di esperienza possa risolvere quei problemi, si sbaglia, perché Taranto ha bisogno di un'esperienza innovativa, ha bisogno di un'esperienza in termini di trasparenza, di passione, di leggerezza e di responsabilità, tutte cose che evidentemente negli anni sono mancate, e il risultato è il gravissimo grumo che abbiamo di fronte. Se il sindaco, col quale ho un'amicizia importante, ha dovuto tanto soffrire per questa città, certo la responsabilità non è stata sua, è stata di un'infinita catena di persone che forse in momenti come questo, in passato, anziché scegliere secondo coscienza, hanno scelto secondo convenienza, anche nella nostra parte politica. Il risultato di scegliere secondo convenienza è normalmente un disastro. Scegliere secondo convenienza è un disastro. Scegliere secondo convenienza è una di quelle cose che uccide la politica. Scegliere secondo coscienza libera l'individuo, esalta i gruppi e costituisce la politica, cioè quella cosa che cambia il senso profondo della vita di ciascuno di noi. Il PD ha questa funzione. Anche altri partiti, mi auguro, ma il PD certamente ha questa funzione. Stasera non l'abbiamo ribadito, semplicemente in amicizia, richiamando tutti all'unità, ma non a chiacchiere, in concreto, anche perché, lo ricordo a tutti, questo è un sistema elettorale in cui il voto è segreto, per modo di dire, quindi se lo ricordo.